Amici di 0 a 0 TV, ancora una volta parliamo di sport in periodo di emergenza Covid. Ci spostiamo sul calcio a 5 nazionale. Innanzitutto do il benvenuto al factotum del Futsal Nuceria, tecnico, dirigente e quant'altro. Peppe Dello Ioio, benvenuto. Grazie Giuliano, ciao a te. Peppe, una nuova esperienza, l'ennesima, nell'ambito del calcio a 5 per te, nell'ambito della riunione con i vertici della divisione calcio a 5, hai rappresentato i tuoi colleghi del girone D di Serie A2, portando quelle che sono le esigenze dei vostri team in ambito federale, in questo periodaccio d'emergenza che da oltre 2 mesi ha costretto allo stop tutti gli sport. Sì, è nata l'esigenza di capire come finire quest'anno, che tipo di operatività c'è per l'anno prossimo e anche per discutere le altre cose che erano a cuore a noi società. In questo momento siamo rimasti fermi e dopo un vuoto totale ci siamo trovati in una chat, ormai come tutti, a discutere dello ieri, dell'oggi e soprattutto del domani, e quindi è venuto fuori questo incontro con il segretario deferisce 6 o 7 delle persone che sono nel consiglio della divisione. Avete prodotto un documento nel quale avete individuato 3 macro aree, definiamole così, da ulteriormente approfondire secondo quelle che abbiamo definito le vostre esigenze. Partiamo dalla macro numero 1, quella che avete indicato, dichiarare conclusi tutti i campionati nazionali, ovviamente tenendo ben presente che ci sarà necessità di rimborsi delle quote di iscrizione, delle quote assicurative che avete sborsato all'inizio della stagione per l'iscrizione al campionato di Serie A2. Non sono cifre irrisorie, soprattutto per una società come la tua, come magari lo stesso Altre, sì. progetto Sarno, eccetera, che non vantano decine di sponsor che fanno delle proprie divise di gioco una patchwork. Sì, la necessità era quella di capire lo status quo e rispecchiarlo rispetto alle esigenze. Noi avevamo un campionato che aveva altre 7 partite da giocarsi, abbiamo circa un terzo del campionato non percorso in pratica. E quindi non è il nostro caso, ma c'erano colleghi di altre squadre che hanno un numero di straniere in squadra e quindi anche il tipo di rapporto che dovevano avere. Alcuni ragazzi sono tornati a casa, alcuni ragazzi sono rimasti qui e quindi c'è la necessità di capire la situazione. Ad oggi la divisione è un po' come tutto nel mondo legato alla Lega Divisione, al calcio, perché altre federazioni hanno interrotto, hanno dichiarato fine, stanno lavorando già per il prosieguo. La nostra situazione è un po' più complessa perché siamo divisione calcio a 5 all'interno della LND che si interfaccia comunque con la Lega Nazionale Calcio e quindi anche il sistema economico è completamente diverso. Cioè, non voglio mettere in paragone il calcio a 11 Milan-Juve e compagnia bella con tutto il nostro movimento, chiaramente, ma anche noi abbiamo dei costi affrontati, degli impegni presi e quindi una situazione su cui fare chiarezza. Il blocco 1, la macro area 1 era questa, chiede la definizione della stagione e questo toccherà attraverso la Lega Dilettanti. Sembra, io non sono esperto delle carte federali, che sia in conseguenza a quello che dichiarerà la Lega Nazionale, quindi di Sibilia per capirci. La corresponsione di una parte delle iscrizioni, dei costi anticipati dalle società e in terza fase c'è in ballo anche a livello di costi la fideiussione che alcune società hanno operato con fideiussione bancaria come era richiesta dalla divisione, scusate, e altri invece in contanti. Quindi è un altro esborso economico messo lì che in questo momento è fermo. La prima macro area era questa, quindi a guardare la stagione 2019-2020 e come risolverla in modo chiaro e netto. Seconda macro area riguarda il possibile immediato futuro, vale a dire stagione 2020-2021 e così come le tante società sportive dilettantistiche,
vostra voce riguarda anche un tipo di sostegno alle società, sostegno economico alle società che possa permettere di non cancellare, insomma, dal panorama dilettantistico un bel po' di club che hanno disputato quest'anno il campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile nei quattro gironi. Leggevo di insomma, chiarire aspetti di promozione e retrocessioni, una traslazione di termini di iscrizione con dilazione ulteriore dei pagamenti. E ovviamente la richiesta relativa alle garanzie sanitarie di applicazione dei protocolli sanitari che non possono gravare sui già pesanti, tra virgolette, bilanci delle singole società. Questo è il secondo blocco di richieste che avete fatto. Sì, su questo la cosa fondamentale è l'allungamento dei tempi di iscrizione. Mi spiego, noi abbiamo nel mese di luglio, come periodo solito di iscrizione ai campionati, però noi qui siamo a metà maggio, quindi a meno di 2 mesi del periodo di iscrizione, e c'è una situazione globale, non solo quella che riguarda lo sport, non solo quella che riguarda il calcio a 5, con un punto interrogativo grande quanto un grattacielo. Quindi chiedevamo come prima cosa lo spostamento dei termini di iscrizione, dato che oggi non sappiamo assolutamente niente di quello che è possibile o non è possibile fare, non possiamo neanche prendere impegni, garantire come facciamo normalmente da persone serie, e quindi né prendere impegni con noi stessi e poi con gli altri. Un mancato slittamento dei termini di iscrizione probabilmente porterebbe a un crollo delle iscrizioni delle squadre, perché nessuno di noi in questo momento sa se fra un mese, figurarsi fra 2 o fra 6, addirittura si parla di virus autunno e altro, come andare. Se ragioniamo in termini di prospettiva, è obbligatorio avere più tempo per riuscire a capire l'andamento sociale, prima che sportivo, del periodo. Su questo chiedevamo quindi chiaramente la dilazione possibile anche dell'inizio di campionato, lo slittamento anche degli inizi di campionato. Quest'anno abbiamo avuto 2 zone di stop di quasi 3 settimane o 4 per impegni di nazionale, divisione, coppa, eccetera, e un'altra di 15 giorni. Quindi, oltre all'iscrizione, si potrebbe pensare anche a uno slittamento dei termini di inizio del campionato, comprimendo la stagione prossima con meno pause, meno soste, però partendo più tardi, sapendo dove andiamo. La terza cosa è la dilazione di pagamenti, che qui sarà una crisi enorme. Considera che il nostro movimento, che è la 2, io conosco poco, la 1 ha altri risvolti, tecnicamente ha 2 categorie di differenza, ma economicamente forse ne ha addirittura 3 come categorie di differenza. E a parte 2 o 3 società robuste economicamente per girone, ricordo che siamo in 48 ad affrontare il campionato nazionale di A2, le altre siamo piccole società che fanno miracoli, piccoli sponsor, piccoli interventi. Quindi il pagamento, chiedevamo sia un abbattimento dei costi, come stanno intervenendo anche altre federazioni, leggo della FIPAV che ha annullato i costi di cartellamento per gli under 18, altri tipi di operazioni lo stanno facendo anche la Federazione Basket, sia il pagamento rateale. Noi ad oggi chiudevamo fra iscrizione a luglio e seconda rata a ottobre l'intero importo dell'anno, quindi tra iscrizione e filiazione superiamo gli 8.000 euro. Non saranno tantissimi per chi sogna il calcio della Scala di Milano o dell'Olimpico di Roma, ma per noi è tanto. In ultimo, ci abbiamo chiesto anche una rassicurazione sui termini di sanitari, nel senso di previsione sanitaria. Mi spiego, noi a Nocera, per esempio, siamo all'interno di una struttura comunale bellissima, su cui quest'anno siamo riusciti a lavorare bene, sia perché abbiamo trovato un buon feeling con l'amministrazione, e soprattutto perché all'interno della struttura tutte le società che hanno partecipato, fatto attività all'interno della struttura, siamo riusciti a cooperare, facendo esistere in quella struttura 3 società di calcio a 5, perché anche il Sarno viene a giocarci, tutto noi al San Giuseppe Vesuviano, che fa una ottima A2, anzi il prossimo anno penso a uno, se cristallizzano i campionati, in un campionato che aveva già vinto stracciando la seconda. 10 Ci sono. punti di vantaggio, penso siano Sì, abbastanza sì, sì. netti. Le 2 squadre di basket, Folgore Wisp,
cioè la ginnastica artistica, due di ritmica. Noi praticamente quel palazzetto dalle 2 alle 22, dal lunedì al venerdì, è pieno. In questo momento che non si capiscono gli strumenti per rendere igienicamente salva la struttura. Le norme ad oggi non ci sono norme solo sportive, in questo momento ci si rifà alle norme legislative generali, quindi sanificazione, quindi misurazione della febbre, distanza, dispositivi, eccetera. In questo momento è impensabile con questo tipo di normativa fare attività non spendendo una barca di soldi per riuscire a coprire tutto questo. Quindi da quel punto di vista chiedevamo un intervento chiarificatore e economico su quello che dovrebbe essere la situazione di prevenzione e di responsabilità rispetto al virus che purtroppo ci ha accompagnato in questi 2 mesi. Tra l'altro, Beppe, in una situazione di eventuale ripresa, qualora dovesse verificarsi un caso solo di positività all'interno di una delle società sportive che opera nel palazzetto dello sport di Nocera Inferiore, quali sarebbero gli scenari? Mica è chiaro saperlo, No, né in perché termini di è una responsabilità partita né per in tutti. termini di prosieguo. Oggi è la notizia che in Germania hanno fermato una squadra, le autorità sanitarie hanno fermato una squadra in cui c'era una persona positiva, quindi è stata rimandata la partita della riapertura in Germania a quella partita. Non so se c'è il secondo caso come funziona. In Italia per il calcio 11 le ipotesi delle società che vogliono ricominciare è quella di isolare il positivo ma non la rosa. In Germania sono intervenuti, hanno bloccato tutta la rosa. Anche in Italia tutta la struttura sanitaria di competenza richiede che non sia fermato l'atleta, ma sia rifermata l'intera rosa. Quindi in questo anno c'è un punto interrogativo enorme. Non un magari, ce ne sono tanti punti interrogativi enormi. Quindi fino a quando non si fa chiarezza su questa cosa è difficile poter capire quanto e come e con che responsabilità e con quali costi riprendere. Ultimo tasto dolente, che è quello che vi trascinate dietro da un bel po', vale a dire i rapporti tra società e la federazione, con un consiglio direttivo che non si riunisce dal 29 novembre scorso, quindi non lascia tracce, sebbene ci siano dirigenti che, non dico autonomamente, ma comunque non in sede ufficiale di consiglio direttivo, stiano studiando e portandovi un po' di ipotesi per il prosieguo della stagione e per il futuro. Quindi voi come società avete chiesto un peso in più all'interno di questo consiglio direttivo, al netto di tutti quelli che possono essere, tutte quelle che potranno essere conseguenze relative al ciclone che ha coinvolto il vertice del calcio a 5 Monte Murro e via dicendo, volete una sorta, anzi, tantissima chiarezza in questo senso, perché dire ok, abbiamo dei rappresentanti in consiglio direttivo, ma se decidono senza interpellarci è inutile averceli. Sì, nella riunione che abbiamo avuto Montepurro era presente, la lettera che ci ha letto il segretario Felice, era il sindaco il vicario, era diciamo di pensare di responsabilità, sa che in questo momento la sua figura è divisiva e ha detto in questo momento significherebbe mettere in discussione altre cose che sono secondarie all'emergenza totale del momento. In questo l'ha apprezzata la posizione chiara, insomma. Per quanto è chiaro in questo momento, però io non lo sapevo, ho appreso proprio nella conference che dal 29 novembre non si riunivano. Mi sembra che ci sia un obbligo ogni 60 giorni, non so bene, o 90, però comunque la cosa è che dal 29 novembre non c'è un tavolo federale, non hanno mai discusso. Più di 6 mesi, sono Eh pesanti sì, da è capire. enorme. Consideriamo che stiamo parlando di una struttura nazionale, non è che stiamo parlando del comitato del condominio di Palazzo, insomma, quindi, e anche lì qualche condominio avrebbe protestato energicamente. In realtà comunque De Felice, che è il segretario, ha testimoniato la presenza dei consiglieri dicendo che comunque questa volta stanno lavorando tutti uniti. E c'è già un tavolo di proposte che stanno mettendo giù. E questo ci fa piacere. Noi abbiamo avuto qualche colloquio non ufficiale con qualcuno, e solamente io non sono uno che
parla con terzi per far arrivare a secondi, quindi mi piacciono i tavoli ufficiali. Chiunque sia il presidente, significa che ha la delega di un sistema. Poi se l'hai eletto tu o non l'hai eletto tu, alla fine l'elezione in termini assoluti è un atto di democrazia e quindi ci si va a interfacciare con quella che è la situazione del momento. Ci diceva De Felice che il Consiglio si sta compattando sulle proposte. Dei problemi probabilmente nascono in quanto la divisione dipende dalla LND e non so quanti e quali, ripeto perché le carte federali, non, io sono più uomo di campo che uomo di scrivania, quindi non, le carte federali le conosco fino a un certo punto, anzi forse le conosco proprio poco. Quindi c'è bisogno di un'interfaccia sia a livello economico sia a livello decisionale con i vertici della Lega. Probabilmente facevano presente come a breve dovevano arrivare a delle conclusioni perché il 18 era stata data come ultima data per prendere decisioni, gli ultimi comunicati per le aperture, chiusure, eccetera. E da lì scaturì tutto il resto. E probabilmente in seguito a quello viene fuori anche il futuro, nel senso di prospettiva, sia economico o meno. Non so il budget della federazione, non so quando hanno sul conto in banca, parliamo volgarmente, non so la loro disponibilità, non so su che flusso economico possono puntare. Per assurdo, diceva l'amico, dovremmo sperare che comincia il calcio a 11, che se comincia il calcio a 11 avrà bisogno di meno aiuti. E 15 se ne hanno di più per gli sport minori. Tutto quello che non è calcio 11 in Italia, calcio 11 di Serie A è sport minore, già la B è sport minore. E quindi è un sistema complesso perché non è, è una bilancia con più pesi, quindi dal punto di vista proprio decisionale, non solo dal punto di vista della volontà. Noi abbiamo spinto perché da questo vulnus che si è creato in questo momento venga fuori anche un confronto più continuo con le società. Siamo sul territorio, siamo quelli che facciamo il movimento, siamo quelli piccoli. Per ogni girone ci saranno due o tre società, in A2, che hanno budget che noi non conosciamo, ma che ci sono di 6, 7, 8, 10 volte superiori. E quindi se ci permettono, quello che richiediamo di stare al tavolo, di essere, non di comandare, perché insomma, nel comunicato qualcuno ha contestato il fatto di voler comandare per forza, non è questo, è come una famiglia, quando genitori e figli sono adulti, è un tavolo fra adulti, quindi è chiaro che c'è chi ha peso maggiore o peso minore, però in realtà serve un equilibrio che rispetti le volontà delle parti, dove volontà significa possibilità di svolgere al meglio il proprio ruolo. Non c'è una minaccia, tra virgolette, vera e propria alla divisione calcio a 5, però il rischio di poter addirittura perdere un intero girone in numeri come numero di società che non riescono a iscriversi il prossimo anno è abbastanza concreto. Basta considerare che l'anno scorso l'A2 ha avuto brutti numeri nella chiusura di stagione, su 48 squadre, 47 squadre, sono saltate in 16, sono state sostituite da ripescaggi e da altro, però era già sintomo di una situazione economica difficile sul territorio, la maggior parte di noi vive di piccolissimi sponsor ed è proprio quel tipo di economia che è stata colpita più duramente. Dal virus, dal periodo del virus, mentre una grossa azienda ha comunque risorse finanziarie in teoria che gli permettono di reinventare tutto un panorama economico al giorno dopo, la piccola azienda ha una sala cinesca, massimo due, massimo tre, insomma. E quindi una volta che la cala o che la tiene a metà è la realtà. Quindi il discorso sostanzialmente è questo, non è una minaccia. Si perderanno sempre società negli sport minori, è sempre successo e sempre succederà. Si lavora per non farlo succedere. In questo termine si parlava anche nello stesso tavolo di cui stiamo discutendo, anche di aggiornamenti sulle giovanili. I campionati giovanili sono quelli che ti permettono di fare attività con costi più bassi, perché alla fine una cosa se il tuo giocatore o la tua giocatrice è in sede o a 15 km, un'altra cosa se
se sta a 50, 80, 150, se è addirittura straniero, di fuori regione. Però fondamentalmente il discorso è quello, non è che alla fine sarebbe un... Allora, noi siamo ottimisti perché se fai sport a livello dilettantistico devi essere ottimista, altrimenti quando hai smesso di giocare a livello amatoriale o meno, tu la domenica ti vai a vedere una partita pagando il biglietto e sei tranquillo per tutto il resto della settimana. Se tu sei un operatore, un dirigente, presidente, quello che tu voglia essere, nel dilettante vuol dire che tu hai una visione ottimistica della vita e dello sport, altrimenti non lo fai. Questo significa che noi siamo pronti a guardare avanti, però stiamo segnalando che in questa situazione c'è il rischio, se non vengono coperti dei buchi, dei buchi precedenti che stanno diventando voragini, i numeri di squadre che non saranno in grado di iscriversi al prossimo campionato sarà anche del doppio, forse anche di più, però dato che siamo ottimisti diciamo del doppio, quindi significa rischiare addirittura due gironi, poi dover spingere per fare di pescaggi che non hanno, che potrebbe avere un significato Nemmeno senso. numerico. Sì, avrebbero un significato numerico se ci riesci, ma non avrebbero un significato strutturale. Significa che a gennaio, a dicembre stai affogato nel budget di quell'anno che non riesci a recuperare, che sei saltato in quel di gennaio anche se lo dichiari a giugno. Tra l'altro Fondamentalmente questo. verrebbe pregiudicato anche lo spettacolo, perché poi ripescare per i capelli, e siamo in tema entrambi per questa acconciatura un po' così, dicevo, Bombardier. ripescare per i capelli società che poi non riescono ad adeguarsi tecnicamente a livello del campionato superiore, significa poi privare il Perché campionato superiore di quella dote di spettacolo che è comunque unica. in realtà in ogni categoria, in ogni tipo di sport, il ripescaggio, a parte qualche caso dove si sono già preparate altro, vengono, è come quando porti un diabetico davanti alla vetrina del pasticcere. Io lo porto, però quello c'ha il diabete. Una volta che lo comincia a far mangiare, se si ferma ed è bravo, fa il miracolo e non ci rimane. Altrimenti, una volta che entra dal pasticcere e non si fa freno, il diabetico ti stecchisce. La stessa sorte avverrebbe in grosse situazioni, parte di quelle situazioni. Fermo restando che ad oggi, sinceramente, non so quanta gente che fa nel regionale. Abbiamo fatto 10 anni di regionale, quindi il movimento conosco come è composto. Volontariato, non dico totale, ma al 90%, sia le giocatrici, gli allenatori, i presidenti, i dirigenti. Quindi, che sì, una cosa è volontariato sul territorio regionale, una volta è paracadutarlo su territori più ampi, fino al nazionale, con costi che in rapporti di scala diventano insostenibili. Quest'anno avete rischiato anche trasferte in Sicilia o Sì, più a sì. Cuba, anche se quelle in Puglia non sono assolutamente non dispendiose, ce ne sono No, no. due, tre a Taranto, quindi hai voglia Sì, di abbiamo due poter. Taranto, cioè, i chilometri li abbiamo fatti anche l'anno scorso. Siamo fortunati, fra virgolette, perché sono 2 anni che la Sicilia, 3 anni fa la Sicilia era con la Campania. Siamo arrivati noi per fortuna, per 2 anni la Sicilia è stata accorpata alla Regione Lazio, che ha un grosso numero di società, perché Lazio è la culla del calcio a 5 da sempre. E per fortuna abbiamo, dal punto di vista turistico, è stupenda la Sicilia, ma è stupenda anche la Calabria, la Campania, la Puglia, la Basilicata. Quindi ci siamo tenuti lo stupendo a basso costo, o a costo minore. Se si comincia ad andare in Sicilia, una trasferta ti costa, rispetto ai nostri budget, ti costa già un quarto del budget. Quindi, insomma, è tutt'altra storia. È complicatissimo andare avanti. Allora, Sì. Grazie mister, io ti ringrazio per la disponibilità, piacevole a te. chiacchierata. Ovviamente hai rappresentato anche le istanze della Salernitana e del progetto Sarno, che sono le altre due società di casa nostra che disputano il girone D di Serie A2. C'è Siamo anche in Campania, c'è anche Irpinia di Ornella Zanetti. Siamo parlando di ambito provinciale. 5 squadre in Campania. Il Marigliano è nel girone C, è accorpata alla Lazio, le altre 4 sono qui. Noi abbiamo, ti devo anche dire che in realtà, in termini di discussione sulla chat di girone, c'era anche chi non voleva presentarsi perché dopo essersi sentito abbandonato nella culla avanti alla porta del monastero per mesi e mesi, diceva. Dimostrava, diciamo, un po' di rancore anche giustificato rispetto a chi non aveva fatto raggiungere notizie al bebè.
Però chi più chi meno, alla fine abbiamo deciso di andare, di rappresentare, perché, ripeto, chi fa questo sport in questo modo lo fa per ottimismo, per voglia e per amore dello sport. Non farlo e non cercare di costruire un domani migliore rispetto a un brutto, purtroppo oggi è uno ieri che stava un po' traballante, sarebbe stato da vigliacchi, e questo non è assolutamente il caso di chi fa sport. Chi fa sport ci mette la faccia, le gambe, i piedi, la spalla, la caviglia, ci mette tutto da sempre. Qualsiasi sia lo sport che tu fai, insomma. Perfetto così, grazie ancora Peppe dello Jojo, auguriamoci di Grazie a ritrovarci te, Giuliano. su un parquet nel nostro palasport, nel nostro palacoscione di Nocera Inferiore a quanto prima, speriamo, quanto prima, speriamo ovviamente che si riduca tutta questa situazione emergenziale che penso sia la priorità principale Sì, di è questi. chiaro. Purtroppo è quella che si deve risolvere prima, tutto il resto si potrà risolvere in conseguenza, avendo spazio e modo di operare, cosa che negli ultimi 2 mesi non è stata possibile.